Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio della serie dei contoterzisti. Qui con me, già al lavoro, ci sono Ema, Giuseppe e Mave che possono salutare uno per volta in maniera ordinata. Ciao a tutti Salve ragazzi. a tutti. Ragazzi, vabbè, non dico niente, non dico niente. Prima di partire con questa nuovissima prova di questo nuovissimo attrezzo Agrisen, che dopo vi spiegherò, vi ricordo che in descrizione trovate il canale Twitch su cui faccio live per tutta la settimana, almeno 3-4 live a settimana. Passate, followate e rimanete aggiornati là sul canale, che vi faccio vedere tutti i retroscena della serie dei contoterzisti e tutte le altre mie future serie. E soprattutto giochiamo anche ad altri giochi. Detto questo, oggi dobbiamo provare questo Agrisem. Ragazzi, questo Agrisem è un, chiamiamolo, dissodatore. Il gioco lo chiama arieggiatore, ma sì, diciamo che può essere chiamato arieggiatore anche nella realtà. Adesso andiamo in campo e vi spiego il funzionamento. Ultimo giorno di prova per il nostro Fend 942, quindi in alto a destra in un sondaggio vi lascio un po' di opzioni per decidere se acquistarlo o meno. Allora, voi ragazzi siete già in campo, no? Bene, allora sono in campo e stanno trinciando il nostro prodotto, non stanno facendo lavori conto terzi. Bene, allora, ultimo giorno di prova per questo 942 vario e dopo lo dobbiamo dare indietro, quindi rispondete al sondaggio, ragazzi. Allora, qua stanno trinciando e noi adesso utilizzeremo questo Agrisem al posto dell'aratro. Si apre in due pezzi, ci sono praticamente il pezzo centrale da circa 3 metri e i restanti metri appunto si aprono dopo anche con un telescopico tramite questo pistone. Vabbè, comunque, Ctrl S ancora. Boh, devo mettere 8 metri manualmente perché me ne prende 7 e mezzo. Offset assolutamente no. Ci dovrebbe essere già un percorso, si spera. No, dobbiamo farcelo. Vabbè, ragazzi, ce lo facciamo, nessun problema. Allora, qual è la funzione di questo attrezzo? La funzione di questo attrezzo è sostituire l'aratro. Queste zappe tagliano il terreno in maniera in piano, diciamo, in profondità. E una volta tagliato il terreno, diciamo che lo sollevano leggermente. I vari strati del terreno non vengono rivoltati, di conseguenza viene solo arieggiato, quindi il terreno prende aria, viene un po' decompattato. Ecco, il decompattatore è diciamo, la terminologia corretta per definire questo attrezzo, e quindi diciamo che si dovrebbe sostituire l'aratro. Quindi, dopo scendiamo e vi faccio vedere meglio come funziona. In ogni caso, qua smetto di fare il punto. Eccoci qua, abbiamo finito questa passata di bordo. Io ho fatto dei disastri con la GPS qua, come cavolo si chiama, la guidance steering, perché ho messo punto A e punto B troppo vicini e il gioco ha cominciato a fare tipo 2 FPS, quindi i piccoli bug crescono. In ogni caso, l'attrezzo è durissimo da tirare, però devo dire che non se la cava affatto male qua in 942. Anzi, posso dire che nella serie americana avevo il Case Manium, mi pare, e andava appena agli 8, mi pare, e invece questo qua va ai 12, quindi cavolo, se la cava, se la cava. Io penso l'attrezzo, ragazzi, voi che dite, dato che ormai siete operai, lo compriamo questo attrezzo qua? Bellissimo attrezzo, ci aiuterebbe molto per l'azienda. Ci aiuterebbe molto e soprattutto ci sostituisce un bel po' di aratro, insomma, oppure può Ah, sì. aiutare gli aratri. Che dite? No. Io lo comprerei. Ecco, qua, Io lo aspetta. sostituirei gli aratri con quello. Allora, aspetta, ma tu, Giuseppe, non puoi dirmi no e poi io sostituire gli altri con quello. Devi dire sì, lo comprerei. Lui va contro tutti, Vabbè, immagino. vabbè, vabbè, comunque tutti sono d'accordo a comprarlo e anch'io, non costa troppo, solo 80.000 euro, solo, e quindi lo comprerò sicuro, perché d'altronde dobbiamo soddisfare tante richieste dei clienti e purtroppo quando c'è da arare nei nostri campi li trascuriamo un po' e forse questo attrezzo può darci una mano. Comunque è durissimo da tirare, adesso scendiamo un attimo a vederlo e poi continuiamo con la nostra lavorazione. Intanto lì vedo una cosa molto brutta per un terzista, ovvero la trincia ferma. Come mai, ragazzi, non vi siete organizzati bene? Oppure servirebbe una terza persona, dai. Ecco, Diciamo che è stato un anche una incidente. quarta. ragazzi, anche una quarta. Quindi voi andate in descrizione e scaricatevi tutte le mod che ho messo, link per link.
quando io su Instagram dirò che apro la partita, quando ci sono tanti lavori da fare, la apro anche per voi se volete entrare. Quindi ragazzi, mi raccomando. Bene, intanto che c'è poco traffico in campo, io lascio acceso un attimo il trattore e vi faccio vedere com'è composto questo attrezzo. Allora, diciamo che sto guardando un po' come è fatto per capirlo. Guardiamo qua. La profondità è data dai rulli e da queste ruote d'appoggio. E anzi, e da questo punto centrale, da questo punto centrale in cui ci sono queste mezze lune d'acciaio per la regolazione dei due pistoni. Sono dei fermi, dei blocca pistoni che regolano la profondità, ecco. Dopo è composto da queste molle gigantesche che appunto gli permettono di avere un po' di agio in caso incontrasse qualche ostacolo, però non ci sono delle viti di trancio, quindi se vi attaccate per esempio a una radice con questo attrezzo e non ve ne accorgete, finisce la corsa della molla e spaccate tutto. In fondo troviamo un rullo ad anelli, insomma, a cerchi, diciamo, perché non è neanche una spirale questo qua. Con dei raschi a terra, appunto questi qua gialli. Mi sembra fatto molto bene, mi sa che ci serve e lo compreremo. E però ragazzi, mi sa che questa accoppiata 9,42 con questo attrezzo mi piace, sapete. Mi sa che dobbiamo comprarci anche il 9,42 per farli contenti. Fai bene. O no? Sì. So già che Giuseppe non vuole, però poi mi sa che ci se riusciamo a fare i soldi, ragazzi, ci compriamo il 942 e l'attrezzo insieme. Dopo magari non vendiamo il 939, direi, almeno fino a quando non ci serve più. Dopo, una cosa che non ho detto nello scorso episodio è che ho venduto la Grimme, l'ho venduta in live per comprare la S790. Non è che i soldi sono saldati fuori dal nulla, ho venduto la Grimme, perché qua di patate non c'è mai una richiesta e sarebbe, è una macchina praticamente nuova, li ferma, almeno abbiamo recuperato quasi tutto il prezzo sborsato per la vendita. E insomma si tira avanti e si cerca di fare un'economia discreta. Dopo abbiamo anche l'affitto del biogas, ragazzi, abbiamo guadagnato tanto, sì, di come si può dire, di lavorazioni. Abbiamo un biogas con dentro quanti litri ancora da fermentare? Tanti. Saranno 500.000. Ecco, perfetto. Bene, poi altra cosa da dirvi? Sì, voi controllate sempre in descrizione in alto a destra tutti i link e tutte le informazioni utili che vi dà la descrizione prima di far commenti. E soprattutto c'è il nuovissimo video di The Italian Farmer, che ne esce una alla settimana, ormai dovreste essere abituati. Appunto, sarà sicuramente uscito un nuovo video, comunque quello che ho pubblicato a fine della settimana scorsa. Dipende quando pubblicherò questo video. Allora, qua i carri non arrivano. Come mai questa cosa? Ma sta arrivando. Quindi sono fortunato che il trattore è in prova e non perdo, diciamo, ore preziose e mio gasolio. E posso parcheggiare qui e far vedere un po' come sta andando avanti l'azienda. Comunque, qua spegniamo il trattore. Quasi a 500. La trincea è quasi a 500? 455. Beh dai, e anche i litri di digestato non dovrebbero essere male. Comunque mi piace proprio tanto questo attrezzo. Bello, c'è bello. Tutto. Cultiplow Platinum si chiama. Bene, e poi che dire? Ecco, qua sono arrivati intanto a trinciare, si va avanti ragazzi pian pianino. Come potete vedere sotto le erbacce sono tutte morte. Diserbiamo e concimiamo come non ci fossero domani. I nostri campi li teniamo da Dio, non come la maggior parte dei contoterzisti italiani che buttano lì il campo tanto per far soldi e dopo non save, e dopo non concimano, non diserbano. Così non sono tutti così, ma tanti sono così. E niente, appunto, voglio farvi vedere qua che la trincia, cioè scusate, la Grimme l'ho venduta. E appunto è subentrata la S790. Anche lì per la S790 dovrò comprare uno spannocchiatore. E diciamo che in programma abbiamo il 942, per farvi contenti. Adesso lo darò indietro in prova, ma probabilmente fra poco arriva il Cultiplow, che compro subito, questo attrezzo qua che abbiamo provato. E sicuramente uno spannocchiatore, che ho già detto, mi pare. Giuseppe, che dici? Uno spannocchiatore per la 790 ci vuole. Sì, per forza. Sì, ragazzi, ci vuole e basta. Comunque, allora, qua riaccendiamo e direi che possiamo anche salutarci, perché sono passati 20 minuti praticamente. Allora,
poi sono, se avete, avrete visto sicuramente un sacco di taglie, ragazzi, perché prima si è buggata la GPS, poi dopo è partita l'aspirapolvere in casa mia e un disastro, insomma. Dopo loro che non sanno trinciare, no dai, scherzo. comunque veramente il 942 qua è sotto sforzo bene, ragazzi, sotto sforzo bene, infatti 2000 giri costanti, 12 km all'ora. Nella realtà un attrezzo del genere mi piacerebbe vederlo nelle mia terra, secondo me è 8 metri, nella mia terra ci vogliono 600 cavalli, 420 non bastano. Eh sì. No, l'8R, forse l'8400 riesce a tirarlo. Bene, cosa succede che fate questi urletti, mi ammazzate i fan? Non andare sul lavorato, Ema 03. Scusa, se mi fai le careggiate sul lavorato, cosa stiamo decompattando a fare? Mamma mia. Voi ragazzi avete qualcosa da dire? Vi sta piacendo la serie a voi? A me molto. Bene. Molto bello. Bene. A Maverick adesso dice no, mi fa schifo. No, di solito è Epic che tira contrario. Ecco, avete sentito Maverick e gli fa schifo. Avete sentito? No! Mi ha detto questo. Attenzione, Giuseppe. Lo so. Allora cosa volevi dire? Niente. Lo penso. Niente. No. Vabbè. Comunque anche se... Abbiamo fatto un bel cambio mappa, ci stava. Bene. Comunque sono arrivati in fondo, ragazzi. A malincuore per un po'. Per qualche giorno dovremo rimanere senza 942 perché prima devo avere i soldi. Probabilmente lo comprerò in live tutto. Quindi adesso uscirà forse sabato questo episodio. Forse uscirà venerdì, sabato. Non mi ricordo. Comunque sta di fatto che le live sicuramente saranno al mercoledì. Dal mercoledì alla domenica, ecco, tenete d'occhio quei giorni lì. Dopo comunque faremo, direi, Maverick, di fare una lista completa dei giorni ufficiali, cosa dici? Sì, quando ci metteremo d'accordo bene, quando sarà il canale tutto pronto, verranno fuori tutti gli orari comunque. Certo, e gli orari saranno consultabili sicuramente su Instagram tramite un avvertimento che vi dico che sono in live, e sicuramente mi sa che nella scritta offline del canale Twitch metterò una schedina con scritto lunedì tot live, lunedì, martedì, mercoledì e così via. Detto caso questo, mai... dimmi Maverick, dimmi. Comunque di domenica ci sarà sicuramente due live, ragazzi. Sì, di domenica ne facciamo una al pomeriggio e una alla sera. E una alla sera, anche sì, per recuperare magari la nostra assenza di qualche giorno della settimana. Dopo mercoledì, questo passato ne avremo fatta sicuramente una. Mercoledì e domenica sono due giorni già sicuri. Dopo bisogna vedere un po' direi sabato no, magari sabato no. No, perché... Giuliano, prova a fare un piccolo sondaggio se vuoi, se hai sì, voglia. Sì, si può fare, magari nei commenti, ragazzi, scrivete, guardate, io sono libero al tuo giorno e così via, magari farò su Instagram un sondaggio. Certo. Detto questo, ragazzi, direi che parte Maverick, poi Ema e poi Giuseppe a salutare, in modo tale che da ora in poi non ci accavalliamo più. Bene, vi faccio salutare da Maverick. Buona serata, ragazzi. Vi faccio salutare da Ema. A tutti. Vi faccio salutare da Giuseppe. Saluti. E il gatto lo saluta. Cosa? Cos'è? Chi è che devo salutare? Il cane che è in farm. Ma il cane ormai non gli diamo neanche più da mangiare. Detto questo, ragazzi, date da mangiare i vostri animali domestici, non lasciateli lì come stiamo facendo noi. Abbiamo fatto dei saluti perfetti. E niente, vi saluto anch'io, vi mando un caro saluto. Ci vediamo nel prossimo episodio.